Ciao ragazze! Mamma, da quanto tempo che non registro un video? È davvero tanto tempo e mi scuso veramente tantissimo con voi perché sono stata veramente assente, però purtroppo gli impegni sono tantissimi e lo sono ancora perché comunque manca un mese al matrimonio, quindi ci sono tante cose da fare anche all'ultimo momento, quindi sia per casa ma sia anche appunto per i preparativi. Oggi volevo veramente registrare un video, ho un po' di tempo, quindi ovviamente durante questo periodo ho fatto un bel po' di acquisti, però ho messo tutto a posto, ho usato la roba, quindi sarebbe veramente un macello ripescare tutta la roba e farvela vedere, anche perché neanche mi ricordo tutto quello che ho comprato. Quindi vi volevo far vedere in questo video le ultime cose che ho comprato, che ho acquistato e che appunto alcune cose potete comunque ancora trovare nei negozi perché non erano cose in saldo, quindi ve li mostro appunto per questo motivo. Magari mostrandovi delle cose in saldo non le trovate più, quindi non avrebbe neanche senso il video. Niente, come primo acquisto vi faccio vedere, perché l'ho attivato proprio oggi, ho comprato il nuovo cellulare, ho preso il Huawei il P9 Lite, perché il mio mi ha letteralmente abbandonato il giorno dopo Ferragosto, quindi comunque dovevo comprarlo, però ho dovuto prenderlo subito. È un ottimo telefono ad un prezzo abbastanza accessibile, perché l'ho pagato 2,99 euro. Quindi quello è stato l'acquisto degli acquisti. Poi ultimamente ho fatto, ultimamente l'altro giorno mi è arrivato un ordine, ho perso anche un po' la padronanza del linguaggio nei video. Ho fatto un ordine su ASOS perché avevo visto delle cosine carine, così giusto per comprare qualcosa. Allora, avevo visto questa borsa estiva. Mi piaceva tantissimo. È questa borsa in jeans, vedete, tutta così. Il telefono squilla, non ho messo silenzioso, quindi non ci pensate. Con queste frangettine e i manici così color cuoio, senza cerniera, senza zip, niente, così da gettare dentro tutta la roba che volete. Quindi molto capiente, molto bella, estiva, da usare con qualsiasi cosa. Mi piaceva e l'ho voluta prendere. Pagata credo sui 12 euro in saldo, quindi queste cose le trovate ancora, quindi date un'occhiata su ASOS. Molto bella, molto doppia come jeans, non è quella borsettina così senza senso. Poi sempre su ASOS ho voluto prendere un orologio, mi piaceva, costava 11 euro se non erro, era carino, io amo gli orologi, quindi perché no. Ed è questo qui. Allora, ovviamente la mia fotocamera fa un disegnino stile etnico dorato sul quadrante ed ha questo cinturino così. A me la roba col color cuoio mi piace da morire, quindi è veramente bello. Poi io li cambio ogni giorno in base agli outfit, quindi mi piaceva e l'ho voluto prendere. Terzo pezzo ed ultimo su ASOS, questa collana che mi è piaciuta un sacco. Sapete quando acquistate qualcosa e non avete grandi aspettative e l'aspettativa si rivela molto buona? L'oggetto, diciamo, che ricevete rispetto alle aspettative è positivo. Questo è un caso di quelli, questa collana sempre tipo etnica, così vedete? Allora, con queste pietre che in realtà sono di vellutino, quindi sono veramente bellissime, è bella grande, con queste tipo monetine, con le nappine e con i pompon. È un trend estivo che si è usato tantissimo, questo trend un po' boutique. Con i pompon, le nappine, le frange, tutta questa roba appesa che fa rumore, che a me piace tanto. Quindi è una collana lunga, molto bella. Questa pagata sui 6 euro, quindi mi è piaciuta davvero tanto. E ho preso queste tre cosette su ASOS. Su, e dai, con sto telefono.
Raga, ve lo faccio sentire, non mi va di togliere la suoneria. Anche perché non so ancora come si faccia. Perché è nuovo, quindi. Continuando nello stile un po' boh chic, si sono visti in giro un po' su internet, profili Instagram e quant'altro, i sandali appunto boh chic con tutti i pompon appesi, queste frange, queste nappine. Io ne volevo un paio, però li trovavo sempre a prezzi un po' esagerati rispetto alla scarpa. Poi girando un po' su eBay è sempre una fonte, un'ottima fonte, ho trovato questi qui. Sono belli, non li ho ancora utilizzati, però sono belli perché li ho presi da poco, sono bellissimi. Vedete? Con tutti i pompon, i sonagli, sono alla schiava e termina appunto il laccettino con la nappina e l'altro pompon. Sono veramente fighissimi, bellissimi, da portare con quegli abiti lunghi, freschi, belli, molto, come dico io, shue shue, alla mano alla mano. Questi sandaletti costavano 22 euro, però avevo uno sconto eBay di 10 euro e quindi mi sono venuti a costare soltanto 12 euro. Quindi, voglio dire, me li sono accaparrati. Poi, un altro paio di scarpe che ho comprato di recente, ne ho comprate altre, però come vi ho già detto, uscire tutta la roba non mi sembra il caso. Ho preso questi sandali. Ecco, non si chiude nulla, della IG & Co, quindi sandali comunque belli comodi e si vede perché io appena li ho provati erano super morbidi. E sono questo modello qua che sempre quest'anno si sta utilizzando tantissimo. Sono queste qui con tutta questa parte glitterata e questa col beige. Hanno una pianta veramente morbida e comoda. Quindi scarpe comunque di moda, però veramente comode. Queste le ho prese al mercato da quella famosa bancarella che vende scarpe comunque firmate a poco prezzo, perché appunto sono campionari, e quindi le ho pagate 30 euro queste qui dal mercato. Ho preso tanta bella roba quest'anno, devo dire la verità, c'era veramente bella roba come piace a me, però ovviamente magari man mano forse su qualche foto su Instagram ho messo qualcosina, neanche ricordo. Poi da Bershka ho fatto questo acquisto un bel po' di tempo fa, però non erano così in saldo, quindi li trovate sicuramente. Questa camicetta giro manica è celeste con la fantasia con le banane. Ovviamente io ho quella con le ananas, con le banane, tutta la frutta e gli animali possibili e immaginabili, con i taschini, e dietro c'è lo spacco sulla schiena, quindi rimane un po' aperta. Questa pagata 10 euro se non sbaglio, 9,95, e c'erano anche altre fantasie, quindi date un'occhiata da Bershka, la lancio di là. Poi altri due pezzi da Bershka che sono dello stesso tessuto, però uno è un pantalone e l'altro è una tuta intera. Allora, questo è un pantalone, vedete, in questa trama un po' rigata, la trama del cotone è rigata con l'elastico in vita. È un pantalone di quelli appunto, che quelli morbidi, larghi, che sono appunto, arrivano alla caviglia un po' più sopra, in questo colore bordeaux, belli freschi, morbidi, da usare anche in autunno, quindi non sono prettamente estivi, in effetti ancora non l'ho usato. È della stessa fattanza, diciamo così, questa l'ho usata e mi piace un sacco perché è veramente super comoda. È blu invece, così a bredelline, e dietro sulla schiena c'è l'occhiello aperto, ha l'elastico appunto in vita e scende identica appunto al pantalone. Quindi questa veramente comodissima, e l'ho pagata forse 15,95. Se capito da Bershka ne vorrò prendere un'altra, perché c'era sia grigia e verde militare, che a me piaceva tantissimo, quindi potrò anche andare a prendere quella grigia. L'ho usata tantissimo, quella con la zeppa, con quei gilet sfrangiati sopra, veramente bella. Poi l'altro giorno mi sono trovata per caso in un negozio dentro lo Shan di Taranto, si chiama Ipersport, per chi mi segue dalle mie parti,
A parte roba sportiva, vende anche roba casual di alcuni marchi, tra cui questo marchio qui, conosciuto, Only, che appunto fa delle cose molto carine a prezzi accessibili. Ho preso per 9,95 questo giacchino. Allora, la schiena è traforata, come vedete, ed ha le maniche e appunto la parte davanti in camoscio, in questo color fango. Allora, sono dei giacchini, secondo me, molto utili. Sia adesso, magari, una serata un po' più fredda, un po' più freschina, da portare magari in borsa e quindi all'occorrenza indossarlo. Per 9,95€, perché il prezzo imposto era 49,95€, quindi era uno sconto veramente consistente e l'ho voluto prendere. Poi, per 4,95€, questa magliettina, stile tipo basket, bianca, con questi strass qui, c'è scritto Penelope e c'è un numero, il numero 10. È di quelle lunghe, quindi da usare con un bel jeans, skinny, con un leggings, con qualsiasi cosa. Per 5€, ovviamente, la si acquista. Anche questa era prezzata 49,90, non l'avrei mai comprata, sinceramente, a quel prezzo. 5€, sì, ma 50, anche no. Quindi questa qui. Poi, sempre di Only, 9,95, questo pantalone con i laccettini qui in vita, la culisse, diciamo l'elastico, taschini dietro, è tipo tessuto quei jeans, non è jeans, è un cotone effetto jeans, di quelli morbidi, quindi è estivo, bello fresco, vedete? Io l'estate non uso i jeans perché ho veramente caldo, non riesco proprio a tollerarli. Quindi se non uso le gonne, i vestitini, gli shorts, cose del genere, l'alternativa sono appunto questi pantaloni morbidi freschi oppure quello di Bershka che vi ho fatto vedere. Sono un'ottima alternativa all'utilizzo comunque di un vestitino o di una gonna. Ma i jeans, sinceramente, l'estate, ragazze, fa caldissimo, proprio mi danno fastidio sulla pelle, addosso mi danno proprio fastidio. Quindi, queste cose qui. Ultima cosa, ho comprato questi occhiali dallo... Dicevo, ragazze, sempre la memoria piena. Ultimo acquisto, Bari Ocean Casa Massima, un negozio che vende occhiali da sole di un marchio poco conosciuto, si chiama Christian Leroy, Leroy, come volete chiamarlo. Il negozio è Lama, Lama Optical. Ho preso questo paio di occhiali, vedete? Questo paio di occhiali tondi, specchiati, modelli, wow, sono figa, modelli che si usano comunque quest'anno, mi piacevano tanto, però questi non costano 20€. Ha degli occhiali molto belli e validi, perché ne ho comprati altri, sempre 20€, questi però costavano un po' di più, li ho pagati 39, ma mi piacevano tantissimo, sono veramente belli, leggeri, molto leggeri, la lente non mi dà fastidio, perché mi è capitato con altri occhiali che la lente mi dava abbastanza, dopo un po' mi veniva mal di testa, quindi non erano buone le lenti. Con queste sono veramente dei validi occhiali, ovviamente non hanno un marchio, ma chi se ne frega dei marchi, io preferisco prendermi più paia senza marchio e non un paio e mettere sempre quello, perché anche con gli occhiali mi piace cambiare. Quindi, ragazze, questi sono stati più o meno gli ultimi acquisti, ripeto, ne ho fatti tantissimi. Ho acquistato poco make up, è una cosa veramente strana. Poco make up, forse qualcosina che non ricordo, però magari poi vi farò vedere nei prodotti che utilizzo di più, quelli sono acquisti diciamo un po' diversi, anche se devo acquistare qualcosa che mi è finito e devo assolutamente prendere. Niente, ragazzi, io con questo mia faccia un po' trasandata, perché le cose sono tante da fare, quindi si scappa di qua e di là. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, che sarà prestissimo, ve lo giuro. Un bacio a tutte, ciao!